Buona visione da Dr. Glass e da Officine Saspe Group. Cari amici di Safe Drive Motorsport, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata della nostra trasmissione. Questa sera siamo presso l'autodromo di Monza, come potete vedere e sentire dai motori che ci passano di fianco. E torniamo a parlare questa sera della Formula Aci Xai Abarth. Alla mia sinistra un ospite che non ha bisogno di presentazioni, Giancarlo Minardi. Ciao a tutti. E invece alla mia destra tre piloti in lotta per il campionato, già tutti alla seconda stagione con questo campionato: Vicky Piria, Michael Ash e Lorenzo Camplese. Io partirei proprio da Giancarlo Minardi come voce ufficiale della scuola federale di Xai per darci un punto della situazione di questo campionato, che quest'anno ha avuto numeri in costante aumento per tutta la stagione. Ma questo è un po' il premio del lavoro fatto sia da Aci Sport che dalla Xai. Siamo partiti un po' in sordina, forse pagando pesantemente un exploit dello scorso anno, e siamo cresciuti fino a essere 27 macchine qui a Monza. È un risultato molto importante, anche perché va a invertire un trend che normalmente vede diminuire i partecipanti durante l'arco della stagione. Siamo pienamente soddisfatti, è un campionato molto competitivo, in pochi decimi ci sono numerose macchine, è ancora aperto sia il campionato europeo Euroseries, che finirà la prossima weekend a Barcellona, compreso qui a Monza. Probabilmente il momento che andrà in trasmissione forse il risultato è già stato acquisito. Comunque siamo qui a fare un buon fine campionato con dei ragazzi che stanno crescendo gara dopo gara. Vicky, parto subito da te. La domanda classica è: come fa una ragazza a diventare una pilota, e cosa vuoi dire comunque ad altre ragazze che ci seguono e che vogliono intraprendere questa carriera? Che tra donne e maschi non cambia assolutamente niente. Ci bisogna una preparazione fisica un po' più accentuata, un po' più curata, perché comunque una donna è meno preparata fisicamente, però non cambia assolutamente niente, quindi bisogna crederci con passione, dedizione, sacrificio, e ci si arriva. Michael, invece con te parliamo di questo campionato, un po' tra alti e bassi, però sei ancora in lotta per ottenere il titolo di campione italiano. Come hai visto quest'anno la tua stagione? La mia stagione era molto, molto buona, solo che abbiamo perso molti punti a molte gare, e speriamo qua di fare una buona prima gara, così prendiamo più di punti possibile e speriamo di vincere questo campionato. Ecco, tu arrivi dalla Svizzera, e come hai trovato l'ambiente delle corse in Italia? È un campionato molto competitivo, con tanti piloti stranieri, molto buono, e basta. Lorenzo, tu hai ottenuto due vittorie quest'anno, hai avuto un cambio di team, anche tu sei alla seconda stagione. Come ti è sembrato quest'anno, visto che hai il metro di paragone con l'anno scorso? È stato un anno in cui sono cresciuto molto, e infatti ora sono quinto nel campionato europeo. Ho avuto già due vittorie, una con il team BVM e un'altra con il team Euro International. C'è stato l'imprevisto del cambio di team e mi sono dovuto adattare. Adesso mi trovo molto bene con il nuovo team, quindi sono molto competitivo. Giancarlo, ritorniamo a te. La Formula Abarth però non si ferma alla fine del campionato, sono già pronti i programmi per il futuro, qualche programma e qualche indiscrezione su questo campionato? Ma indubbiamente la Xai e la Aci Sport sta già lavorando per il 2012, abbiamo un'iniziativa molto importante il 14 novembre a Franciacorta, è un circuito per far debuttare dei giovani piloti. Chi vuole si può iscrivere presso l'Aci Sport e con solo 1.000 euro farà questo test, perché i team hanno messo a disposizione le proprie vetture, quindi verranno estratti assorti i piloti che accetteranno di venire a fare questa prova.
Quindi è una sorpresa nella sorpresa, e qui potremmo cominciare a fare la stagione 2012, quindi è una prima iniziativa in un campionato che sarà fatto di 8 gare, 5 più 1 all'estero del campionato italiano, 5 più 3 per fare l'Euroserie, un campionato che si svolgerà su 3 corsi, 3 gare per evento, e quindi sta diventando ancora più interessante rispetto a questa stagione. Vicky, ritornando a te, una stagione vissuta anche per te tra alti e bassi, qualche prestazione buona, qualche prestazione meno buona. Come va con questi ragazzacci? Ma va bene, proprio perché siamo tanti e comunque siamo tutti molto competitivi. Tanti piloti in raggio di 2 decimi, quindi è facile ritrovarsi avanti come è facilissimo ritrovarsi dietro. È tosta, ma ho portato a casa molte soddisfazioni. E sicuramente sono cresciuta anche molto in questo campionato e quindi tutto sommato sono contenta. Michael, la tua gara perfetta di quest'anno qual è stata? La mia gara perfetta penso che era quella di Imola, dove ho fatto secondo in qualifica. In gara 1 sono uscito con Ghioto quando ho provato di passarlo, ma ho fatto secondo in gara 1, in gara 2 ho fatto primo partendo dalla settima posizione. Lorenzo, invece per te una gara importante di quest'anno? Non ci sono state gare importantissime in cui ho fatto un weekend perfetto, però ci sono stati diversi appuntamenti in cui ho fatto dei bei risultati. Una domanda per tutte e tre, poi vediamo chi risponde per prima. Il rapporto con l'ingegnere, il rapporto come sistemare la macchina, la vostra età non è una cosa molto facile, voi come parlate con i vostri ingegneri e con i vostri meccanici? Beh, allora, il rapporto con l'ingegnere è sicuramente importantissimo, perché devi avere anche feeling con l'ingegnere, l'ingegnere deve essere in grado di capirti e tu devi essere in grado di riuscire a farti capire. Basta poco per migliorare molto la macchina come per peggiorarla molto, quindi ci vuole un rapporto costante anche nei giorni in cui non siamo in pista insieme. Bisogna prepararsi per le gare e poi fare un resoconto delle gare finite, insomma, quindi è molto importante. Man mano che vai avanti con le gare comunque impari a essere sempre più precisa, più metodica e più chiara, insomma. Giancarlo, tu hai un passato e un presente anche da talent scout. Hai visto qualche pilota che è già avanti nella sua preparazione, che può arrivare a fare qualcosa di buono nel mondo del motorsport? Ma è fuori discussione che il lavoro che è stato fatto fino ad oggi è in prospettiva a medio-lungo termine. Ci sono dei ragazzi molto giovani, ragazzi che stanno apprendendo gara dopo gara. Credo che ci sia un panorama sul quale lavorare e appunto sia FDA che noi stiamo portando avanti un progetto e auguriamoci che presto questi ragazzi facciano un salto importante verso il mondo del professionismo. Certamente in questo momento la Formula A6 Haber è propedeutica per iniziare l'attività, credo che serva molto per imparare a crescere, e quindi faremo il massimo sforzo come federazione per cercare di raggiungere quell'obiettivo che da anni ci manca, cioè portare un pilota in Formula 1. Domanda a bruciapelo per tutti e tre, il sogno? Formula 1. Formula 1 anche. Pilota professionista. Questo è diventato ormai il vostro filo conduttore, noi vi auguriamo il miglior percorso per tutti e tre. E a noi non resta altro che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana, ma prima di salutarci vi lasciamo alle news dai campi di gara.